sia della mia esperienza personale, dei miei 5 anni, e toccato il fondo anche per quanto riguarda le prestazioni, perché al di là dello strapotere dimostrato della Cremonese nei nostri confronti oggi, credo che ci siano molte responsabilità nostre. È vero che la Cremonese è una squadra costruita per vincere, è vero che noi siamo una squadra giovanissima, ma poi basta girarsi le spalle e vediamo che la Racing Roma impone in pari all'Alessandria, vediamo che tutto Tuttopoio, squadra giovane come noi, o perlomeno secondo me alla nostra portata, con la Cremonese ci fa la partita alla pari. Quindi è chiaro che manca quello che io sostengo da tempo e che soltanto parzialmente mi ero illuso nella dopopartita col Tuttopoio che fosse uscito fuori, cioè questa intensità, questa voglia di andare a aggredire, questa voglia di raddoppiare e soprattutto quella di aiutare più compagni. Poi le cause le andremo e dovremo andarle a scoprire il prima possibile, perché non so se sarà un problema fisico, non so se è un problema mentale, non so se è un problema di difficoltà di ogni singolo giocatore di poter sostenere il compagno più vicino. La realtà sono le prestazioni che sono veramente al di sotto di quelle che io ritengo le possibilità di questa squadra. È sintomatico anche in molti errori che facciamo, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. E quindi dobbiamo cercare di voltare pagina e cercheremo, perché non siamo per niente contenti, nel sottoscritto una società. Questa settimana stiamo tutti quanti a Pontedera da lunedì fino alla partenza per Prato. Quindi non so il Ci prepariamo e parleremo con i ragazzi, analizzeremo le varie situazioni, quindi doppie sedute sin da domani. Anche se domani l'allenamento era previsto perché abbiamo la partita di Conferalpi Salò della Coppa, però è normale che qualcosa bisogna fare. Non si può a questo punto cercare, non si può a questo punto cercare di cambiare qualcosa in corsa da un punto di vista tecnico. Non mi sembra questa la strada giusta, ma responsabilizzare un pochino i ragazzi e fargli capire un pochino che la società non è contenta del loro operato e non è contenta delle prestazioni, questo sì, perché una scossa ci deve essere.